Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Suicoden 5. La scorsa volta abbiamo salvato i castori, abbiamo fatto un altro paio di reclutamenti. Oggi invece siamo pronti per andare oltreoceano e quindi raggiungeremo quelli che vengono chiamati gli stati insulari. Madre patria del padre del nostro principe e che ci consentiranno di formare nuove alleanze. Principe, giusto in tempo. Che ne dite? Non è stupenda? Questa nave si chiama Elmelark e vi porterà all'isola di Nirva, principe. Wow, niente a che vedere con quelle barchette di Raftfleet. Già, c'è una bella differenza tra le barche di fiume e le navi oceaniche. Ah, George, tu sì che te ne intendi di navi. La Elmelark è stata costruita usando le ultime tecnologie cantieristiche della Federazione degli Stati Insulari. Anche i viaggi più lunghi sembreranno una passeggiata con questa bellezza. Starete benissimo, credetemi. Beh, la nave è pronta a salpare, l'ancora. Siete pronti a partire, principe? Sì, mio caro. Bene, siete pronto per affrontare il Grande Blu. Buona fortuna con l'ambasciatore degli Stati Insulari. Contiamo su di voi, principe. A posto. E qui si parte. Ecco. Prince, are you all right? Oh. If you two are that sick, why don't you go rest in your cabin? We'd feel even worse without the wind blowing in our faces. Oh, why does it have to rock like this? Because it's the sea? Oh, I don't think I like the sea very much. Hey, how come you're all right, George? Because I'm used to it, and if you two just get used to it, you'll be fine too. I don't think I could ever get used to this. Oh, jeez. Giustamente loro non hanno mai viaggiato in mare, sono sempre stati al castello. Quindi. Il faro. Oh, siamo sicuri che questa terra sia ferma? Siamo sbarcati, smetti di fare la commedia, ok? Abbiamo del lavoro da fare. Guardate là. E la Lino è in Kuldes, l'ammiraglio della flotta della Federazione degli Stati Insulari. È comandato dall'ammiraglio Skald Egan, il loro ambasciatore, proprio l'uomo che stiamo cercando. Non abbiamo tempo da perdere, andiamo alla Lino en Kuldes. Ehi, aspetta, se la nave è nel porto vuol dire che l'ambasciatore è in città, giusto? Andiamo a controllare le locande. Tutto quello sballottamento ti ha dato alla testa, eh? Non vedi tutta quella gente vicino alla Lino en Kuldes, l'ambasciatore deve essere là. Oh, già, mi sa che hai ragione. E allora, come stavo dicendo, andiamo là. In realtà non subito. Scusatemi, siete Sua Altezza Reale il principe Joe del Regno di Falena, vero? Già. L'ammiraglio Egan sarà qui a breve. Vogliate attendere un momento, Vostra Altezza Reale? È stato veloce. Come hanno fatto a riconoscere il principe? L'ammiraglio Egan ha una specie di sesto senso. Non è mica ammiraglio per niente, sai? Well, 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 Your Royal Highness the Prince, Leon, George, welcome! Skald Egan, Admiral of the Island Nations Federation Fleet. No, the pleasure's all mine. You certainly are unflappable, though, aren't you? I guessed who you were right away, but you didn't even bat an eye.
I was looking forward to giving you a little jolt, but you weren't surprised at all. okay? Well, it would be mean to keep you in the dark any longer, so I'll reveal my secret if you want. I'm afraid word of the situation in Falena has spread even to the Island Nations Federation. Even before we set out for Falena, we predicted somebody would come from your side. So when you got down off of Lord Wilde's ship, I knew you had to be the ones we were expecting. But of course, I never thought in my wildest dreams that His Royal Highness himself would be the one. You look just like your mother, Prince. I recognized you immediately. Admiral, this way. Please, come quickly, sir. Fine. I'll be right there. I'm terribly sorry, Your Highness, but I'm afraid we're a little busy here. I think I may already have a pretty good idea of why you're here, but we can talk about it more later. Until then, why don't you all get some rest at the inn? Now, if you'll excuse me. Rubacuori, forse. Va bene, va bene, va bene. Allora, quello è l'ammiraglio Egan, eh? Per gli stati insulari è una sorta di protettore dall'animo nobile e saggio. Per i pirati invece è il più tremendo demone marino che esista. Bah, mi mette paura un po'. Capisco perché i pirati lo temono. Sembrava che avesse fretta. Andiamo a vedere che sta succedendo. Ok. Non così in fretta però, perché prima possiamo comunque esplorare la città. Se non mi ricordo male c'è qualche forziere forse da prendere, ma cosa più importante di tutte è quello di andare a parlare e reclutare, tra virgolette, perché ci saranno dei reclutamenti che inizieranno esattamente da questo punto. Quindi qua bisogna fare un po' di attenzione. Allora, qua non c'era nulla. Allora, io adesso devo ricordarmi anche dove andare, perché ecco, qui c'è la locanda, che è dove tecnicamente dovremmo andare. Qui c'è un forziere. Set voci 3. Noi dobbiamo parlare con due persone nello specifico, in realtà. Di cui una ci farà praticamente una piccola mini quest che dovremmo fare all'interno della cittadina stessa, e poi se non sbaglio ce n'era un'altra ancora, però devo girare un po' perché devo ricordarmelo per certo se sto dicendo la verità o no. Allora, qui c'è il fabbro che però non mi interessa. Qui c'è il muro invisibile. Rune. Rune cosa avevano qua? Non me le ricordo le rune. Ah, fuoco, lampo, lucciola. Questo sarebbe interessante. Sfera dell'ira. Ah, qua la vendevano la sfera dell'ira. Vedete? Effetto ira sempre permanente. Danni 1,5, però bassa precisione. Quindi se si aumenta la tecnica, per aumentare la precisione si compensa. La sfera dell'ira ce l'hanno qua. Porca la pupazza. Non so se qua riesco a vendere qualcosa per arrivare a 300.000. Perché sennò devo farmare. Sì ragazzi, qua bisogna farmare ora. Perché questa sfera dell'ira la dobbiamo prendere per quasi tutti. Tutti i personaggi principali devono avere la sfera. Eccola qua. Ok, lei è un personaggio che recluteremo. Ora ragazzi si partirà con i reclutamenti. As long as I'm around, your evil ambitions will never be realized. No. Meddling over princess. I can't believe you beat a legendary pirate such as myself. But don't you think you've won? Next time,
you'll see my true power! Try what you will, but you will never succeed! I'll always protect the island nations! Thank you very much for watching the show. E lei è il maestro di voci, tra l'altro, perché appunto fa diciamo il burattinaio. Almeno mi ricordo che sia lei il maestro di voci. La principessa Flare era così bella. Dopo che ho sentito la sua voce non mi sembrava più un burattino, ma una persona vera. Anche la voce del pirata Brando era bellissima. Di chi sarà mai? Voglio incontrarli tutti. Veramente sono stata io a fare tutte le voci. Stai scherzando? Quella era la voce di un uomo. Già, e la voce della principessa Flare era completamente diversa dalla tua. Non mentire. Deve nascondersi là dietro. Aspetta, non puoi. Cosa? Non c'è nessun altro qua. Te l'avevo detto. Ho capito, devono essere scappati. Andiamo a trovarli. Sì! Ma non c'è nessun altro. Ah. Ecco qua. Sì? Che c'è? Io mi chiamo Kisato. Come vedete sono una burattinaia. Voi non mi credete, vero? Sono sempre stata brava a imitare le voci delle persone, sin da quando ero bambina. Perché non mi crede nessuno? Lo pensate davvero? Sono sicuro che mi credereste se usassi un'altra voce adesso, parlando con voi normalmente, ma non riesco a farlo quando la gente mi guarda, è troppo imbarazzante per me. Però non importa a nessuno se non mi crede nessuno. Però non mi importa. Ok. Il mio spettacolo rende felici i bambini e questa è la cosa fondamentale. Ok, ora riparliamo di nuovo. Sì? Che c'è? Unirmi a voi? Cosa? Sei il principe di Falena? Davvero? Ma non posso farlo, impossibile, non ho nessuna abilità. Unirmi a vostra altezza, davvero non potrei. Vi prego di scusarmi. Grazie per avermelo chiesto, ma devo rifiutare. Sono completamente inutile, scusatemi, perdonatemi. Ok, per ora va bene così. Lei, questo è diciamo che il dialogo iniziale per poterla reclutare, quindi va bene così. Allora, una volta fatto questo, noi dobbiamo andare praticamente, ecco, vedete qui si parte praticamente con praticamente il continuo di quello che è diciamo la parte della storia, che però per il momento dobbiamo necessariamente sbloccare, perché sennò non possiamo andare altrove. Ah, vostra altezza, cosa vi porta qua? Ci stavamo preparando per avventurarci in una nuova impresa. Ah, scommetto che anche vostra altezza ama le avventure, vero? Deve essere il sangue degli stati insulari. Se non vi dispiace, potete dirci che sta succedendo? Ma certo! Perché non lo spieghi tu, Bernadette? Con piacere. La Lino Enkuld è il vascello più temuto in assoluto dai pirati. Perciò il nostro arrivo nell'isola di Nirva li ha messi in subbuglio. Pensano che siamo venuti a catturarli. Si sono barricati nel faro e ci chiedono di lasciare subito l'isola di Nirva. Tra l'altro Bernadette, un'altra waifu incredibile. E nel faro c'è molto olio per tenere accesa la luce di segnalazione, giusto? Beh, quei cani minacciano di usare quell'olio per bruciare tutto se non ce ne andiamo. Ammiraglio, che dobbiamo fare? Prendete tempo e aspettate fino a stasera, negoziate con loro. Così li potremo prendere di sorpresa con il favore dell'oscurità, vero? No, è che pensavo che un faro in fiamme fa molta più impressione di notte. Come? Volete davvero che gli diano fuoco? Ah, sarà proprio un bello spettacolo. Sua Altezza è arrivato proprio in tempo. Scusatemi, posso parlare? Oh, prego, sì, continua. Non c'è niente da ridere.
Non riuscite a immaginare a quante navi si arenerebbero se il faro venisse distrutto. Oh, stai su, Bern. Sapete, Bern è mia figlia, ma è troppo seriosa. Non so da chi abbia preso. Stiamo parlando di questo. Ah, lasciamo perdere. Me ne occuperò io stessa. Voi non mi intralciate. Per me va bene. Grazie, Bern. Non vedo l'ora di sapere quel che farai. Ah. Ci sono cascato anche stavolta. Allora, quale sarebbe questo grande piano che hai escogitato? Dai, non c'è tempo da perdere. Principe, che ne pensate? Ah, Vostra Altezza, pensavo che non l'avreste mai chiesto. Bern, accetta la loro offerta. Padre, siete pazzo? C'è qualche problema, Bern? Ma certo, non posso chiedere a un principe straniero di intervenire nelle faccende degli stati insulari. Ah, ma Sua Altezza ci ha offerto il suo aiuto. Sarebbe scortese rifiutare una richiesta del genere, Bern. Ecco, ci risiamo. Ah. Ok, apprezzerei il vostro aiuto, Altezza. Mio padre si sta divertendo un po', e quando inizia non c'è verso di farlo smettere, purtroppo. Ah ah ah, questa sì che è la mia bambina. Ma che bel quadro che hai fatto di me. Per favore, è una faccenda seria. Allora, andiamo al faro e vediamo che possiamo fare. Ok, Bernadette è entrata in squadra, però io non la utilizzerò, anche se lei comunque è molto forte, perché io già il mio team ce l'ho. Quindi va bene così. Allora, detto ciò, dobbiamo continuare praticamente a andare da questo lato. Io ora, se non ricordo male, dovrebbe esserci... Vabbè, qui un forziere l'abbiamo già visto. Ah, due tra l'altro. Sette di finestre. Ed è giustizia divina. Che tra l'altro non so cosa, non mi ricordo cosa siano questi... tipo episodi, giustizia divina. Non mi ricordo se sono... cioè non mi ricordo cosa siano. Cioè me lo ricorderò, perché poi me lo ricorderò alla fine, però. Allora, a questo punto no, va bene, ok. Dobbiamo fare la missione questa. Sì, per forza. Dobbiamo necessariamente fare questa, perché altrimenti non possiamo andare avanti con i reclutamenti. Quindi let's go. Ora qua non ricordo se già c'erano gli incontri casuali con i pirati. Che non lo ricordo se partivano già da qua o partivano da sopra. Aspetta, qui c'era qualcosa? Io non c'era un Kaiser. Ok, qua possiamo salire. A meno che non considerino i pirati come più deboli e quindi non li incontriamo grazie alla runa del re. Che non sarebbe una cosa malvagia in realtà. Tattica freccia sibilante e pietra velocità. Questa è assolutamente ottima. Però come formazione, un secondo solo, vediamo. 10 attacco e meno 5 di difesa fisica. Vabbè, non mi serve più di tanto. Meglio questa, così almeno abbiamo attacco e magia. Aspettate, fermiamoci qui. I pirati devono trovarsi all'ultimo piano, è inutile irritarli salendo oltre. Non c'è una scala là fuori? Sì, serve per riparare e pulire il faro. Ma come facevi a saperlo? So come muovermi in questo posto. La scala arriva fino in cima, vero? Sì, esatto. Perché non ci dividiamo in due gruppi? Uno andrà di sopra e farà finta di negoziare con i pirati. Mentre sono distratti, l'altro gruppo salirà lungo la scala e farà irruzione al momento giusto. Ci serve della gente leggera e agile che vada sulla scala. E allora vado io. Ecco, a questo punto vengo anch'io. Principe, no, è troppo pericoloso. È pericoloso comunque. Sulla scala interna potrebbero buttarci l'olio addosso e darci fuoco come Ceccherini. Sono d'accordo. Ma davvero, Sua Altezza non dovrebbe stare con noi in una missione così pericolosa.
Ormai è troppo tardi, è così che siamo abituati a sbrigare le cose. Ah, è lo stesso a Falena, vero? Ah? I reali degli stati insulari hanno fame di essere un po' spericolati. Hanno un feeling particolare con le avventure. Meglio che starsene seduto tutto il tempo in un castello. Ok, Vostra Altezza, Lady Leon, state molto attenti su quella scala, mi raccomando. Stai attenta anche tu, Bernadette. Lo farò. Noi dobbiamo sempre scegliere comunque di stare insieme a Leon, perché avere un buon rapporto con Leon, con Miakis e con gli altri cavalieri della regina ci consentirà di avere il finale buono. Ora in questo caso saremo solo noi due. E vedete, queste erano le scale che poco fa erano bloccate dai barili, mentre invece adesso sono libere. Ok, siamo arrivatoschi. Ma quante volte te lo devo dire, donna? Non stiamo qua su per ammirare il panorama. Ce ne andremo solo quando la vostra nave se ne sarà andata, solo allora. E io quante volte ti devo dire che non stiamo cercando di fregarvi? Vogliamo negoziare? Noi siamo pirati, donna, conosciamo tutti i trucchetti del mondo. Pensi davvero che la Federazione degli Stati Insulari sprecherebbe la sua ammiraglia per catturare dei pirati? Non siete degni neanche delle alghe che crescono sulla sua chiglia. Donna, mi offendi, confrontare i pirati a delle alghe, ve la faremo pagare cara. Ehi, tu, portami quell'olio, li inzupperò per benino e poi li accenderò come delle candele. Sì, capitano. Ah! E voi da dove sbucate? Che dici? Ah, fulmine e saette! E voi, terraioli, chi sareste? Volete sfidare i migliori combattenti dei sette mari? Non c'è olio per voi, gente. Anzi, adesso sarebbe il momento giusto per arrendervi. Ah, ma chi mi hai preso, donna? È meglio che la stai a sentire. Arrendetevi finché potete. Altri terraioli, ma da quale anfratto sbucate? Ammettetelo, criminali, è finita. Criminali? Accidenti a te, maledetta arpia. Siamo pirati, non semplici criminali. Assaggerete il nostro acciaio per questo insulto. Ragazzi, prendete i terraioli. Ok, e qui. Piccola battaglietta. No, aspettate, ho sbagliato. Runa depura male. Ecco, vedete, questa addirittura cura. È praticamente la stessa magia resurrezione di Shugoden 2. È identica. È la stessa identica runa. Ha gli stessi attacchi, tutto uguale. Non sono morti addirittura. Wow. Vabbè, adesso moriranno. Oh, ancora vivo. Non più. Il capitano giustamente era più forte. Sfera rappresaglia e mantello magico. Buono, la sfera rappresaglia non è male, perché è praticamente il counter fisso. Bene, li abbiamo battuti. Ah, che c'è che non va? Niente. Pensavo solo che è un peccato che vi siate trovati coinvolti in questa spiacevole situazione. Non preoccuparti, siamo stati felici di essere coinvolti. Vero, principe? Beh, almeno adesso è finita. Grazie a voi non credo che ce l'avremmo fatta senza di voi, Altezza. Andiamo, i nostri soldati saranno quassù tra un attimo. Ci penseranno loro a questi criminali. Ok, e quindi a questo punto noi abbiamo fatto la side quest, perché questa comunque era una sorta di side quest in realtà, anche se diciamo che il tutto viene fatto per trama, che comunque questa fa parte della trama, ma
Anzi, no, in realtà non è una side quest questa, in realtà, sì. No, questa è proprio trama. Perché non si può evitare in nessun modo. Niente, scherzavo. Scherzavo. Questa è una quest, questa è missione principale. È storia. Anche perché poi qua Bernadette ora diventa nostra alleata. Ah, ce l'avete fatta, Vostra Altezza. Ottimo lavoro. Nelle vostre vene scorre il vero sangue degli stati insulari. Oh, Bern, anche tu te la sei cavata. L'altro Bernadette, un'altra waifu. Ma qua ce ne sono tante che mi piacciono. Scusate se vi abbiamo coinvolto, Vostra Altezza. Adesso possiamo parlare dei nostri affari. Ammiraglio, è un... Ah, risparmiate il fiato, Lady Leon. So esattamente cosa sta succedendo. La Federazione degli Stati Insulari ritiene che la guerra civile a Falena sia una questione interna. Tocca a Falena decidere chi sarà il sovrano legittimo. È un problema di Falena, non degli Stati Insulari. Beh, almeno questa è la linea politica ufficiale. Ma che noia, non c'è avventura in tutto questo. Cosa? Bern, preparati a far salpare la linea in Kuldes. Navigheremo notte e giorno fino a raggiungere Lord Godwin in persona, finché la battaglia non sarà vinta. Dite sul serio? Padre, no, non potete. Se il consiglio marittimo di Obel lo scoprisse, non ve la passereste liscia. E ancor peggio, potreste scatenare una guerra tra la Federazione e Falena. Sciocchezze, Bern. Sua Altezza è venuta fin qui per incontrarci. Lo vuoi mandare a casa a mani vuote? No, certo, andrò io ad aiutare Sua Altezza. Così si parla, Bern. Un attimo. Oh, mi ha fregato di nuovo. L'avete sentita, Vostra Altezza? Ha detto che vuole aiutarvi. Portatela con voi e mettetela sotto. Ah, farò del mio meglio per voi. Vostra Altezza Principe Joe, sarò al vostro fianco fino alla fine. E Bernadette è ufficialmente reclutata. Ah, ottimo, ottimo. Bern, mi dispiace molto che tu sia l'unica risorsa che posso offrire a Sua Altezza Reale il Principe. Vostra Altezza, anche negli Stati Insulari come a Falena ci sono persone influenti vicine a Godwin. Sperano che la cerimonia di incoronazione sia l'occasione per rafforzare i loro legami, ma io farò di tutto per bloccarli e preservare la nostra neutralità. Non vi aiuto solo perché mi andate a genio, Vostra Altezza. I Godwin sono pericolosissimi. Ammiraglio, vi ringraziamo. Bern ce la metterà tutta. Non la risparmiate, fatele fare ciò che più desiderate. È più tosta di quel che sembra, una vera roccia. Non è vero, Bern? Ok. E qui praticamente abbiamo fatto il nostro dovere. Vorrei che avessimo più tempo, ma sono certo che Vostra Altezza ha degli affari da sbrigare a Falena, giusto? Grazie per tutto quanto, ammiraglio. Non ditelo nemmeno, non merito alcun ringraziamento. Dopo tutti quei giochetti mentali che hai fatto con me, padre, hai ragione, non meriti alcun ringraziamento. No, non saremmo mai riusciti a... Bene, andiamo. Volevo solo dire grazie. Per lei sarà una bella opportunità per vedere il mondo e scoprire se stessa. Negli Stati Insulari è stata sempre vista solo come mia figlia. Prenditi cura di lei, George. Potete contare su di me, lo sapete. Ammiraglio, no, non dire niente. È un bravo ragazzo. Ferid sarebbe stato molto fiero di lui. Beh, farò di tutto per aiutare quel ragazzo. Potete contarci. George in realtà gli stava porgendo i saluti di Lucrezia, ma in questo caso non ha fatto niente. Va bene, a questo punto Kisato, la marionettista, non può ancora essere reclutata. Quindi sì, possiamo tornare a Falena. E poi successivamente dobbiamo andare al castello. Ah, Your Royal
Highness! Welcome back! Whoa, what happened to you? You're all green in the face! And you! You too, Leon! Don't tell me the negotiations with the Island Nations Federation didn't go well! Nah, they're just seasick. Oh, right, right. So that's all, huh? Well, compared to the trip over, the way back was a lot better. We're fine now. There you go, that's the spirit! Conquer that seasickness with willpower! Tipo Cannavacciuolo. Ok, Boz è entrato in squadra. Va bene. Boz è entrato in squadra, quindi va bene, leviamo Monsen per ora. Purtroppo anche queste piccole animazioni, che poi non durano niente praticamente, perché io ora Boz ce l'ho in party. Appena arrivo a casa, cioè al castello, Boz lascia il party, quindi c'è proprio una sorta di entra e esci, proprio letteralmente. Però vabbè, alla fine ci sta. Ok, direi che questa puntata, anche se è durata un po' meno rispetto alle altre, la farò concludere con l'ultima sezione, ovvero tornare al castello, aggiornare tutti per quanto riguarda la situazione, perché appunto ogni volta che ci sono queste missioni bisogna andare alla sala della guerra per andare avanti con la storia. Perché? Perché finalmente, avendo reclutato tot personaggi e avendo avuto un progresso nella storia, si sbloccheranno nuove zone. Il castello si amplierà, diventerà più grande. Quindi i personaggi verranno distribuiti in maniera diversa in tutto il castello, ma si sbloccheranno anche delle nuove zone, delle nuove aree, perché ne potremo contenere di più. E quindi cosa vuol dire tutto ciò? Che la prossima puntata sarà un'altra puntata reclutamenti. Bentornato Joe, ho sentito che è andato tutto bene. Come state? Io sono Bernadette, la figlia di Skald Egan. Sono qui per aiutare Sua Altezza Reale il Principe Joe. Purtroppo non rappresento ufficialmente la Federazione degli Stati Insulari. No, non scusarti. Capiamo la delicatezza delle relazioni diplomatiche. Siamo lieti che tu sia qui comunque. Il piacere è tutto mio. L'ammiraglio Egan dovrebbe arrivare a Falena in queste ore. Attraccherà a Hershville, a ovest, perciò la cerimonia dovrebbe iniziare presto. Alla fine è arrivata l'incoronazione della piccola Lim. E la nomina di Gisella nuovo comandante dei Cavalieri della Regina. Dato che questa è la carica ufficiale del marito della Regina, i Godwin potranno prendere il potere. Ci aspettano tempi molto duri. Eh sì, ragazzi. Eh sì. Adesso ufficialmente, eccolo, ha cambiato anche d'abito. E guardate tutti i personaggi che sono presenti. Lì c'è il Barrows, c'è Miakis, c'è anche Gallon, che guardate che è anche lui triste in realtà, eh? Mentre invece gli altri due, Zahak e Aleka, là, Alessia, come si chiama, sono tristi. Anche la zia è triste, mentre invece qui abbiamo Gidan di Armes e altri due personaggi che per il momento non conosciamo. Giselle è diventato il nuovo lord dei Cavalieri della Regina. E Limsleia, come sua madre, adesso è la regina di Falena, ragazzi. Ecco qua, incoronazione ufficiale. La zia ovviamente triste di questo evento, perché sa che lei, diventando regina, adesso è proprio il pupazzo nelle mani dei Godwin. Ecco qua, vedete? Il castello si sta allargando. Ci sono nuove zone adesso che possono essere esplorate e che avranno la possibilità di, diciamo, di contenere altri personaggi. Scusatemi, principe, posso entrare?
Oh, che c'è? Perché avete quello sguardo triste? Oh, principe. Lo so, volevate aiutare la principessa prima che fosse obbligata a partecipare alle cerimonie di incoronazione, vero? Mi dispiace non essere riuscita a far nulla. Perdonatemi. Beh, andiamo, principe. Ok. E qui adesso siamo liberi per il momento. Perché siamo liberi? Perché adesso è arrivato il momento di reclutare. Qui ci sarà una bella serie di reclutamenti che però faremo la prossima volta. Quindi, per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo come sempre. Alla prossima!